E parliamo di nuovo dell'apprendimento dell'inglese. Quando una volta abbiamo imparato un certo numero delle parole e anche delle regole di grammatica, il momento è pronto per poter entrare in contatto con le persone di madrelingua, per esempio andare all'estero e usare questa lingua. Ci sono dei casi quando a scuola riceviamo dei buoni voti, infatti si dice i primi a scuola e gli ultimi nella vita, e poi arriviamo all'estero e abbiamo paura di parlare, abbiamo paura di applicare le nostre conoscenze, perché c'è la paura della prestazione, paura di sbagliare. E più siamo severi con noi stessi, più abbiamo delle esigenze, più siamo stati sottoposti al giudizio, alla critica da parte dei genitori e degli insegnanti, più diventa difficile di lasciarsi andare. Più alta è la posizione sociale e rappresentiamo certi ruoli, come un titolare di un'azienda, più può essere difficile parlare, lasciarsi andare e accettarsi che per certi versi in una lingua straniera siamo come un bambino, specialmente la pronuncia che dopo un certa età è difficile imitare esattamente, perché il cervello, che magari fino all'età di 10 anni, 11 anni è come una spugnetta e ci permette, se arriviamo all'estero, copiare esattamente la pronuncia, dopo diventa più difficile. Possiamo dire 20 anni, 25, quasi impossibile imitare esattamente i suoni. Dunque è necessario accettare questa situazione senza creare delle frustrazioni inutili. In che cosa consiste l'aiuto dell'ipnosi? Come esiste la regressione ipnotica di età, esiste anche la progressione ipnotica di età, che ci permette di modellare varie situazioni che succedono nel futuro. Noi possiamo preparare gli studenti per gli esami in generale, ma in modo particolare per gli esami linguistici. E attraverso un gesto, un comando post-ipnotico, aiutare per esempio a tirare il meglio, superare, gestire bene la paura dell'esame, del giudizio, del voto e poi in una situazione reale della vita, cioè prima modelliamo varie situazioni che dopo diventano reali, ma intanto possiamo viverli come situazione di modello durante lo stato ipnotico e così prepararsi piano piano a una situazione reale, come sarebbe training degli astronauti che prima ancora di andare al cosmo si preparano per quello che poi succederà. La stessa cosa l'ipnosi ci permette, questa dimensione che ci permette la preparazione. Dopo, quando arriva il momento reale, diventa tutto più semplice, tutto più facile. Accettarsi come un bambino è una cosa non facile, accettarsi con i nostri limiti, i nostri sbagli. Come vi ho detto in qualche registrazione precedente, l'ipnosi non crea il talento se uno non ce l'ha, ma ci libera dai blocchi, rimuove tutti i condizionamenti negativi e tutti i nostri complessi di inferiorità, tutti i giudizi negativi su di noi e ci libera. E noi siamo liberi di parlare.